consapevoli anche noi di una cosa, che i ragazzi sono il futuro, ma che nel futuro ci stanno anche le nostre speranze. E con lo Speech GL della Toscana e il suo coordinamento donne è scesa in campo in tutta la regione una generazione di studenti, 15 classi per 400 ragazzi, che si sono cimentati con il progetto Antifascismo dalle idee alle azioni. Le scuole sono un pezzo importante, questo è un progetto che parte dallo SPI regionale, dove ogni anno su un argomento mette tutte le scuole della Toscana, quest'anno l'argomento era immigrazione, facendo riferimento all'articolo 3, all'articolo 10 della Costituzione, perché ognuno ha il diritto di vivere dove crede, di stare dove vuole, senza distinzione di razza, di religione, e questo è un argomento importantissimo e deve essere divulgato e conosciuto al massimo dei ragazzi, perché nel nostro paese abbiamo dei politici che questi argomenti non li conoscono. Contro le mafie e contro il razzismo. La festa provinciale di Libertà ha messo insieme a Prato pensionati e studenti, in un binomio che ha unito i ragazzi del liceo Livi e del Dagomari, vincitori con la clip Amara Terra Mia, del premio della sezione Migrazioni e Migrazioni, con la più matura generazione del sindacato pensionati della Camera del Lavoro. Spesso siamo stati abituati a pensare che la mafia fosse un fenomeno collocato soltanto in una parte del nostro paese. Ci siamo accorti, forse un po' tardi, ma tutto insieme, che la mafia è in casa nostra. Abbiamo bisogno di intervenire, abbiamo bisogno di far capire, e molto spesso parliamo di cultura. La cultura è fatta di fatti, perché la mafia si alimenta di paura, si alimenta di disagio, quindi dobbiamo raccontare e parlare con i nostri ragazzi di che cosa sta avvenendo e cambiare modo di agire tutti quanti. Ad iniziare da riconoscere i diritti, senza alcuna discriminazione. Tutto quello che serve per creare condizioni di diritti per le persone si deve fare. Sicuramente bisogna agire, non è un compito nostro, perché noi non facciamo le leggi. Noi invitiamo a pensare alle persone che hanno più problemi, alla parte più debole del paese, perché è da lì che si parte per creare le condizioni per tutti.